E da qui parte il nostro tour per andare a conoscere la cima Rutor, o testa del Rutor. Là in fondo si cominciano a vedere le vette ancora innevate. Siamo a quota 1600. Abbiamo dormito in questo bello hotel, carino, molto caratteristico, ospitale. E adesso cominciamo a salire. Una figata, mi sa, si prospetta, ragazzi. Siamo pronti. Il panorama che ci circonda è fantastico. E vai. E stiamo salendo verso il rifugio degli angeli. Abbiamo fatto un piccolo tratto e si comincia a vedere una serie di cime meravigliose. Veramente meraviglioso. E siamo all'alpeggio ed eccoci qua in questo panorama bellissimo all'alpeggio. E siamo arrivati a un alpeggio un poco più in alto di quello che abbiamo raggiunto prima e comincia a trovarsi un bel pochettino di neve, sono dei nevai ancora molto ampi. Ed eccomi a quota 2600 metri circa, che sia il primo passaggio su neve. Il nevaio che permane, il rifugio dei Feia e degli angeli sta qui dietro, questo picco. Che dire, bello. Il rifugio degli angeli, eccolo qua, è proprio dietro questo scollinamento. Queste quote ci sono ancora dei nevai molto ricchi di neve, c'è della neve depositata da anche ieri sera. E sto continuando a salire per raggiungere il ghiacciaio del Rutor, dovrebbe essere dietro queste rocce. Sono a quota 3150-3180 e sto ancora salendo verso la testa del Rutor. Ora il percorso, oltre che bellissimo, si fa anche più ripido, si va intorno a 45 di dislivello di inclinazione. Si fa senza problemi, ma aumenta un po' la pendenza. Ci si diverte, ragazzi, qua. Mazza. Veramente fantastico. E sono quasi a quota 3350. Diciamo che ho percorso il ghiacciaio del Rutor. Ora arrivo alla sella, poi si piega a sinistra e si va in vetta. Vai.
sella di Rutor. Ragazzi, uno spettacolo, il ghiacciaio del Rutor, meraviglioso. E ormai sono in cresta sul Rutor, sotto il ghiacciaio strepitosamente bello. Quello là è il Monte Bianco e qua c'è in fondo la Madonnina con la croce. Ed eccomi ormai in vetta al Rutor. Ecco la Madonnina. Rutor 3004 e 86. E ora mi sto inventando una discesa dalla vetta del Rutor. Ho trovato questo canalino, sono sceso per lo sfasciume e ora ecco mi trovo sul ghiacciaio. Dovrei risparmiare tanta strada con questa scoperta. C'è una placca liscissima. Vai che ci sono. Wow. E questo è l'alba del rifugio degli angeli, ragazzi. Sto godendo questa esperienza meravigliosa. Là in fondo il Cervino che spicca. Ragazzi, natura incontaminata. Che spettacolo, ragazzi. E ora sono arrivato al Col Chateau Blanc, che 3250 metri. Sì, una giornata splendida anche oggi.
spettacolare, ragazzi. Ve lo consiglio caldamente. Bellissimo. Questa è la cascata più bella di tutto quanto il nostro itinerario. Qui ci sarebbe un alberello per calarsi, che figata sul lago. Bella. Ecco il cascatone di una settantina di metri col suo bellissimo arcobaleno. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Sai che bello sarebbe calarsi da lì.